Ed un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG, siamo di nuovo insieme per continuare questa nostra avventura al primo Tomb Raider del 1996. Allora, come sempre non salviamo perché la memory nell'emulatore non ce l'ho e ho già salvato lo stato con l'emulatore stesso, di modo che se perdiamo comunque resettiamo il livello e tutto. Non credo di perdere neanche in questa perché mi ricordo bene cosa c'è da fare. In questa puntata incontreremo creature straordinarie. Allora, sento acqua, ma andiamo prima da questo lato. In questa puntata ci sarà tante cose da raccogliere. Oh mamma, morite, moriteci, moriteci male. Merda. Dov'è? È lì dietro, mi pare. Non esce. Io scappo se non esce. Non c'è più. È sparito. Va bene. Comunque, il nostro obiettivo in questa puntata è di raccogliere degli ingranaggi per poter andare. Vedrete. Non riesco neanche a spiegarmi. Comunque, ci servono degli ingranaggi. Innanzitutto veniamo di qui, che come utilità ha solo quella di raccogliere cose. Cose belle. Come questo kit grande, che è una buona cosa. Ah, siamo già qui. Siete pronti a fare la conoscenza di nuove e incredibili creature? Ma ciao, bastardo di merda. Non mi mangio! No! Non mi ha fatto nulla. Quindi sì, in questo primo capitolo ci sono dinosauri. E da bravi animalisti che siamo, estingueremo gli ultimi dinosauri esistenti. Spero che muoia prima di arrivare qui. Ok. Ma il mio problema non sono loro. Sono chi c'è là, dietro a quella montagna. Siamo pronti? Siamo pronti. Eccolo! Bastardo. Sì. Lo so che mi vuoi bene. No, 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 ma porca puttana, mi sta caricando. Oh mamma! Ci muore! Ce ne dovrebbero essere ancora di dinosauri qua in giro. Vabbè, intanto andiamo a prendere i segreti che ci sono in questo livello. Allora, vediamo un po' se mi ricordo tutto proprio bene, perché purtroppo proprio tutto non posso ricordarmelo. Qua dietro dovrebbe già esserci un segreto, perfetto. E voilà, è il primo, ce lo siamo già portati a casa. Poi, adesso da qua, andiamo in questa direzione. Veniamo di qua. Forse sì, ci attacchiamo là e ovviamente con una fisica del tutto irreale, passeremo con le mani dentro la cascata. Lo so che non può essere così come vedete, però si può fare. Ci arrampicheremo. Poi veniamo di qua. Di qua. Opla. Non ha fatto il rumore del segreto, quindi presumo che non sia un segreto, però mi raccolgo lo stesso tutto, quindi ho fatto bene a farlo lo stesso. Diciamo che mi ricordo bene tutti i punti dove passare, ma non quali sono segreti e quali no. Anche perché certe volte non mi suona quando no, non si vede una Peppa Pig, ok. Si è incastrata.
Cadiamo e andiamo. Non facciamolo ancora il passaggio qua sotto. È ancora giunto il momento. Andiamo pure dall'altro lato, dove ci dovrebbero essere dei dinosauri, ma ci dovrebbe ancora essere un buco da qualche parte qua sotto. Vabbè, prima pensiamo ai dinosauri, che se no ci rompono. Guardalo là. Ce ne sarà un, due. Lo sapevo io che ce n'era più di uno. Ci muori, ci muori, ci muori, ci muori. Lara Croft, non... Ma lo sto colpendo! Lara, ma... Non ho mica capito se lo stava colpendo oppure no. Sono rimasto un po' male. Vabbè, andiamo avanti. Lara Croft non ha paura davvero di nulla. Allora, fa vedere di qua, si va di lì, quindi... vabbè, facciata, presumo, perché dobbiamo salire sul tetto di quell'entrata. Ma non so se è giusto, ma mi pare di sì. Allora, tentiamo di appenderci là. Ok. Sì, dobbiamo andare là sopra, dove vedete là davanti. Quindi, tentiamo di fare un salto brutto. Me la stavo facendo sotto. Proviamo a saltare là. E vediamo se ce la facciamo, ma... ok. E da qua dovremmo arrivarci, presumo, sul tetto. E dovrebbe essere un segreto. Non è un segreto. Perché non mi fa bling? Porca puttana. Se ce la faccio a prendere la roba. Ok. Ok. Allora, vediamo qua. Non ci vedo, non ci vedo, non ci vedo. Cazzo. Però non... Ma sono praticamente certo che fosse un segreto, ma non mi ha fatto il rumore. Allora, scendendo da qui non dovrei farmi male. Non importa, non avete visto niente. Non importa, non state vedendo niente. Lara, ti sto facendo spezzare le caviglie e la faccia, però per il momento non sei morta. Qua, se mi ricordo bene, c'è il primo ingranaggio. Quindi ci tuffiamo qua verso destra. E andiamo a recuperare il primo ingranaggio. Eccolo qua. Un po' buggato perché si nasconde nelle texture del pavimento. Ma parte anche una musichetta a simboleggiare della bella riuscita di questa cosa. Poi, adesso dovremmo andare su quel ponte caduto. Per farlo devo trovare quel buco. Forse... Non lo so, sapete, ho un attimo di cosa, quindi dovrò un attimo girare a cercarlo. Da qualche parte... Ah, là c'è un buco. Molto probabilmente... Era il buco che cercavo. Chi cerca un buco trova un passaggio. Non in auto. Non so cosa sto dicendo. Allora, nemici? 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 Strano. Niente nemici. Davvero. Vi assicuro che avrei pensato che ci sarebbero stati dei nemici a rompere, e invece... Allora, qua è molto difficile, perché se cadiamo ci ammazziamo. Quindi dobbiamo riuscire a fare bene sto salto. Non ci vedo una pera, ok. Sarà divertente! C'è anche un buco là sotto, che non siamo andati a vedere. Ok, secondo ingranaggio.
buggato anche questo nelle texture del pavimento, ma ci piace così. Mi ammazzerò se mi appendo dal ponte e provo a scendere. Proviamo. Male che vada, ricominciamo da capo. Bene. Ok, perfetto. Prima di andare da questo lato, però, ci dovrebbe essere un altro buco qua. Esatto, questo buco qua. Entriamo in questo buco. Forse nemici? Forse no. Ah, qua è dove... Sì, nemici, nemici. Eccolo! Merda, con questa ripresa non si vede niente. Muori? Perfetto. Nessun problema. Qui non c'è niente. Qui sbuchiamo da questo lato, quindi ci arrampichiamo, perché a Lara piace arrampicarsi, così si fa i muscoletti delle braccia enormi. Forse di qua? Vediamo se posso appendermi. Sì. E qua sopra c'è l'altro ingranaggio. Perfetto. Stiamo andando da Dio. Sì che è l'inizio, lo so benissimo che sono i primi livelli, quindi non è una gran cosa. Adesso dovremo portare questi tre ingranaggi in un luogo che si trova all'inizio del livello, per appunto bloccare le rapide del corso d'acqua e quindi poter... Lo sapevo! Porca troia, sto morendo. Ce la faremo arrivare alla fine senza morire con quella poca vita? E voi direte, perché non usi un kit? Non uso il kit perché se riuscissi ad arrivare alla fine la vita mi sarebbe ricaricata da sola senza sprecarlo. Visto che alla fine mi saranno più utili. Soprattutto con certi nemici. Non so in quanti di voi conoscono l'intero gioco, in quanti hanno avuto la possibilità di giocarselo. Ma vi assicuro che più si va avanti, più i pericoli, sia a livello di giocabilità e di spostamento, sia di nemici, sto sbagliando strada, perché di qua è esattamente la parte opposta dove volevo andare, che bello, quindi dobbiamo tornare indietro, parlando sono un fenomeno, e appunto aumenterà la difficoltà ed è bene avere più kit in quei momenti rispetto a sprecarli adesso. Salta, salta. Ciao dinosauro. Non è morto, sta solo facendo la nanna. Anche questo sta facendo la nanna. Anche quello sta facendo la nanna. Che dormiglione. Allora, adesso, evitando il più possibile di fare cadute e quindi morire in modi orripilanti, dobbiamo tentare di raggiungere di nuovo l'ingresso. Io non mi ricordo le cadute qui. Era cortissima la caduta. Perché non sempre serve fare così. Allora, scendiamo qui. Andiamo da questo lato. Di qua, ecco. E siamo tornati in questo punto, dove... Salvo sbagli miei, adesso il nostro unico problema è appunto riuscire ad andare a mettere i tre ingranaggi raccolti e raccogliere tutto, perché ci sarà da raccogliere anche una nuova arma da non lasciare assolutamente indietro. Quindi, perché ci sarà molto utile, soprattutto nei livelli prossimi. Allora, di qua, fate attenzione a non cadere in acqua perché la corrente è ancora forte, trascina via. L'ho appena detto, porca di quella vacca. No, ormai mi trascina qua. Non morire, per favore. Oh, ci dobbiamo rifare il giro, ragazzi. Cose che capitano. Almeno non siamo morti, se no dovevo rifarmi tutto il livello. Essendo che non uso il salvataggio di stato e...
e non uso nemmeno i salvataggi in generale. Mannaggia, mannaggia. Allora, come vi ho detto prima, non dovete cadere in acqua perché sennò le rapide vi portano via. E sto giro è meglio che non ci casco. Ah, a posto, poi. Forse ci conviene andare da questo lato. Anche se ho battuto una musata, non è importante. Poi là. Partito come se volessi fare così, ma non era così. Poi lì ci dovremmo riuscire ad attaccare senza problemi. Più o meno. Ok. Mi sto già agitando adesso. Siamo agli inizi. E non va bene agitarsi già adesso. E vaffami, che non riesco ancora a pilotarti come si deve. Siamo arrivati. Mamma mia, che strada contorta. Già non riesco a muovermi come voglio. Ok, e là è dove si devono inserire gli ingranaggi appena. Vaffanculo, appena presi. Si possono inserire nell'ordine che più si desidera. L'importante è solo metterli tutti e tirare la leva. Due. Opla. E andiamo a inserire la terza. Opla. Ok, adesso tiriamo la leva. Guardate l'animazione. Si muove tutto meno quelle che abbiamo inserito. A questo punto le rapide non saranno più per noi un problema. Però, allora adesso qui dobbiamo appenderci e fare. Fate quello che faccio io, insomma. Ci vuole un po' di tempo. Quando ci sono queste parti appese, ci vuole sempre un po' di più. Arrivate almeno fino a qua. E a questo punto venite da questo lato a scoprire un segreto. Stavolta il bling l'ha fatto, e come. Poi, a questo punto dobbiamo andare a recuperare l'arma che vi dicevo prima. E l'arma che vi dicevo prima si trova qua. Dovrebbe essere qui. C'è? C'è? Eccolo qua, un bel fucilozzo. E perfetto. Poi andiamo da questo lato, facendo attenzione che non ci siano nemiciotti, perché se mi ricordo bene, qualche nemiciotto si potrebbe anche incontrare. Forse no? Allora non è ancora ora dei coccodrilli, mi sbagliavo. Dai, che non voglio finire l'aria. Ok, perfetto. Aria fresca, aria pura. E qui roba da raccogliere a gogo. Munizioni per il fucile appena preso che saranno utilissime. Abbiamo finito il livello comunque, ragazzi. Possiamo tranquillamente passare al prossimo, ovviamente in una prossima puntata. Per ora la storia so che non sta succedendo molto, ma dovrete aspettare man mano. Vedrete che la storia proseguirà. Quindi, andiamo in questa direzione con molta, molta cautela. Visto che non voglio morire. Minchia, se era alto. Opa. Perfetto. E da questo lato ci dovrebbe essere. No. Fa vedere. Ah, fanculo. Ok.
Ok, che non voglio ammazzarmi. Dobbiamo andare dove c'era la cascata qua. Vaffanculo, se più o meno. Ok, dove c'era la cascata qua. E abbiamo automaticamente finito il livello. In questo posto ad alcuni di voi potrà bloccarsi. Se il gioco vi si blocca al passaggio di livello qui, cambiate semplicemente o ISO dell'emulatore del gioco o emulatore stesso. Quindi, 5 segreti su 5. Spero che vi sia piaciuta. Un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ehi, cosa aspetti? Se il video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace e un commento e non dimenticarti di iscriverti. Ciao!